Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dall'Asmodee, casa distributrice del nostro gioco dei mazzi unici al mondo in Europa, dal mese di marzo è stato possibile, e lo è tuttora, per ogni appassionato ordinare il nuovo articolo dedicato alle fantastiche illustrazioni delle vostre carte preferite. Vediamo assieme quindi cosa troverete acquistando The Art of Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. La copertina rigida del volume ha in primo piano la famosa illustrazione in rilievo lucido di David Keg, che ha dato il benvenuto ad ogni singolo forgiatore che ha iniziato a giocare dal primo giorno di vita di Keyforge. E il titolo del libro, sempre in rilievo lucido in alto, sulla parte frontale. E la presenza di 9 delle 10 case sul retro al centro dell'ultima di copertina, esclusi ovviamente gli insondabili. Il simbolo rappresentativo di ogni fazione, anche qui in rilievo lucido, sarà circondato da una forma geometrica esagonale, anch'essa in rilievo lucido, conferendo un tocco di classe anche alla parte dorsale dell'intero articolo. Infine ci saranno i vari loghi delle case produttrici con le varie informazioni commerciali del prodotto nella parte bassa e uno scorcio di immagine di prima di copertina, il titolo del volume e il logo e il nome della casa editrice, anche qui tutto in rilievo lucido sulla parte di rilegatura. Aprendo il volume, vi imbatterete nel logo del gioco che campeggia da solo su uno sfondo chiaro e di nuovo l'illustrazione di David Keg, che vi darà il benvenuto ancora una volta prima di entrare in questo museo d'arte del crogiolo. E dopo i vari crediti sugli editori, le note di pubblicazione e l'indice che esploreremo nel dettaglio durante il video, la prefazione di Daniel Lovar Clark offrirà una lettura su come è nato il gioco, il lavoro immenso che c'è stato dietro e le varie incertezze che sono nate in corso d'opera. Ma la cosa che più mi ha incuriosito è stato il trafiletto finale. Questa frase cita «Enjoy your visit to the Crucible, don't fall into a wild wormhole or do». Maybe you will wind up someplace fantastic. Chiedo scusa per la mia pronuncia poco British, che tradotto significa goditi la tua visita sul crogiolo, non cadere in un wormhole instabile, oppure fallo, forse finirai in un posto fantastico. Ora, che ci siano i presupposti per sviluppare davvero un piano alternativo al crogiolo? Questa frase, dopo la scoperta dei gemelli cattivi, potrebbe essere un indizio che porterà a qualche cambiamento sostanziale nel nostro gioco dei mazzi unici al mondo? La FFG è solita disseminare piccole briciole di spoiler qui e là, che vanno ad anticipare in modo blando le prossime espansioni. Chissà se anche in questo caso c'è qualcosa che si cela dietro questa affermazione pronunciata da Keg. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il crogiolo. Ad aprirci le porte ci sarà una piccola sezione dedicata al crogiolo, con la sua mappa, le due illustrazioni delle espansioni Mondi in collisione e Mutazione di massa e i luoghi più celebri che ogni forgiatore più navigato ha sentito nominare almeno una volta. Tra i quali ci saranno Quantum City, la città spirale, le miniere di Kettle Bottom e le paludi di Machis, per poi ammirare in tutta la loro potenza e bellezza le 9 anomalie conosciute in Mondi in collisione.
i clan della guerra Brobnar. Con una piccola descrizione dei clan della guerra Brobnar e delle illustrazioni di concetto che ne descrivono i tratti distintivi, come i tipici colori di guerra che ne determinano l'appartenenza ad un clan e i componenti come orchi, goblin e giganti, in questa sezione illustrativa verrete letteralmente travolti dalla furia di questa casa. Fiamme, scintille, esplosioni, armi fragorose e vetture poderose vi accompagneranno dalla prima fino all'ultima artwork nell'immenso mondo di questi abitanti del Crogiolo che più di tutto desiderano divertirsi, bere, partecipare ai concerti dei famosissimi Bracken, famosissimi almeno tra i Brobnar, modificare i loro corpi e i loro arti mutilati con tecnologia simil steampunk, e menare le mani contro membri di altri clan e, perché no, anche contro appartenenti di altre case presenti sul pianeta. Tutto questo e molto altro di più potrete trovarlo solo se visiterete i territori dei Brobnar. I demoni di Dis. Solita descrizione e tavola di concetto che ci accompagnerà per l'intero viaggio attraverso le illustrazioni dei demoni violacei che risiedono in Dis, si potrà percepire l'orrore e la malvagità che questo popolo può incutere al solo sguardo. Esseri raccapriccianti con fattezze fisiche uscite dal peggiore degli incubi, con indosso maschere che farebbero tremare anche il più coraggioso dei Brobnar, questi diavoli, spuntati direttamente dal sottosuolo del Crogiolo, da ambientazioni infernali e buie a farne da dimora, saranno pronti a combattere al vostro fianco, esigendo a volte una ricompensa che va oltre il semplice accumulo di ambre. Paura, dolore, sofferenza ed agonia sotto ogni loro forma, che possa essere fisica o mentale, daranno ad ogni demone, imp o essere corrotto di questa casata un lauto compenso per lo sforzo fatto nell'accompagnarvi durante i vostri viaggi alla scoperta delle cripte. Una cosa è certa, dove c'è un Dis non si dormono mai sogni tranquilli, che esso sia un alleato o meno. La Grande Federazione Stellare. Dalla caduta della Quantum sul Crogiolo, la Federazione Stellare ha intrapreso un viaggio di scoperta alla volta delle altre 9 case attualmente presenti sul pianeta, per cercare nuovi membri da inserire tra le proprie file. Questi terrestri, provenienti dal sistema solare della Via Lattea, hanno un bioma vasto tanto quanto l'intera galassia. Giganti, umani, elfi, spiriti, angeli, Krxix, Anduan e altre razze provenienti dai più disparati angoli dell'universo vi trasmetteranno appieno lo spirito di avventura che questa casa ha nel codice genetico. E con marchingegni e robot altamente tecnologici si passerà certamente l'intera durata del viaggio in buona compagnia. Divide et impera, credo che si sposi alla perfezione per descrivere in una frase questa fazione, che offre a chiunque li visiti un mosaico di colori provenienti dalle varie usanze
di chi ha deciso di aderire alla causa della federazione. Se siete appassionati della scoperta, Quantum City sarà di sicuro la vostra prossima meta. I Logos. Siete appassionati di scienza e siete tentati di scoprire quale sia il segreto per una vita eterna? I Logos allora saranno una delle case che dovrete visitare. Le loro città altamente tecnologiche faranno da cornice al fantasmagorico mondo che viene diviso in due tra chi è appassionato di alta meccanica e chi studia la scienza in modo matto e disperatissimo. I meccanici e scienziati del crogiolo hanno compreso appieno cosa voglia dire valorizzare il tempo e per rispondere alla domanda del segreto dell'immortalità hanno deciso di installare parti robotizzate all'interno del loro corpo per allungare il proprio ciclo vitale. Questo processo farà sì che la sete di conoscenza di Logos non cessi nei secoli a venire, potenziando e colorando ancora di più qualsiasi luogo dove questa casa sarà presente in pianta stabile. Se siete tipi curiosi, la società della logica e della ragione sarà il primo posto dove andare alla ricerca di risposte. L'impero marziano. Scorbutici, cattivi e xenofobi. Marte, dopo tutto, potrebbe avere anche dei difetti. Assenti per oramai troppo tempo per poter essere ricordati dalle menti di chi ha iniziato ora a muovere i primi passi alle volte delle cripte, i marziani hanno abbandonato Marte, oramai in declino e vicino alla distruzione, per trasferire tutto l'impero sul crogiolo. Come per i Logos, anche qui ci saranno due caste ben distinte, i soldati e gli anziani, che collaboreranno assieme, in questo caso, per il benessere dell'intera fazione. Recandovi nei loro territori, un binomio di colori regnerà sovrano. Una miriade di tonalità del viola e il verde, ovviamente, in ogni sua forma e colore. A differenza della Federazione, Marte costruisce marchingegni e sofisticati macchinari principalmente per lo sforzo bellico, dato che un giorno non molto lontano l'intero crogiolo porterà effigi con il simbolo di questa casata. Almeno questo è quello che si immaginano in un futuro utopico. Unitevi quindi a loro in questa campagna di conquista se sarete mossi da un sentimento annientatore o al contrario incorrete nella loro ira distruttrice. Come sono solerti dire, o Marte o morte. I Sanctum. Corazze portentose che incrementano la forza fisica e mentale di chi le indossa. Questa potrebbe essere a grandi linee la descrizione più appropriata per questa casa che è popolata da esseri fatti di sola luce e cavalieri scintillanti che a testa alta affrontano il pericolo senza macchia e senza paura. Personalmente ritengo molto gradevole recarmi in questi territori, dato che il loro senso di giustizia e la loro rettitudine rendono ogni luogo sotto il loro dominio piacevole alla vista. E non mancherà occasione di incontrare i campioni acclamati dalla folla che torneranno da una battaglia oramai giunta al termine. Quindi, se siete in cerca di onore, gloria, imprese straordinarie compiute da esseri straordinari, le città splendenti e magnifiche di questa fazione saranno un luogo sul quale fare affidamento. La Repubblica Sauriana. Essendo la casa probabilmente più antica che sia mai comparsa sul crogiolo, la Repubblica ha passato giorni di gloria folgoranti alternati da momenti di declino inesorabili.
Terminata la loro campagna di conquista per aumentare le dimensioni dei loro territori, i Sauriani hanno deciso di dedicare le loro attenzioni sulle città-stato già esistenti, per portarle verso la magnificenza con successo. Se avrete la fortuna di visitarne qualcuna, vi ritroverete a passeggiare per le strade dell'antica Roma, una città terrestre di cui la Federazione mi ha parlato, e potrete assaporare tutti gli usi e costumi di un impero che ha fatto la storia della razza umana. Ecco come visitare un pianeta lontano anni luce rimanendo sempre sul crogiolo. Trovo interessante l'analogia tra le loro storie, davvero. Per saperne di più potrete chiedere direttamente al Capitano Valgerico, che vi farà consultare più che volentieri gli archivi della Quantum. E una volta fatto, potrete constatare da voi quanto simili siano questi due popoli. Le Gilde delle Ombre. Nei bassi fondi del pianeta dimorano esseri che agiscono nelle ombre. Ed è proprio con quest'ultimo termine che prende il nome la casata dei ladri e farabutti del crogiolo. Ogni servitore che vive in questo luogo e fa parte di una gilda ben definita sa che per sopravvivere dovrà fare del ladrocinio, dell'assassinio e di qualsiasi crimine utile a sopravvivere il proprio stile di vita. State attenti a passeggiare da soli tra i vicoli labirintici delle città nelle quali le gilde hanno sede, perché senza che neanche ve ne accorgiate vi ritrovereste sprovvisti di qualsivoglia valore avete portato con voi. Ma agendo di astuzia e invogliando anche il ladro più accanito a lavorare per voi, durante il vostro viaggio potrete fare affidamento su degli alleati davvero fastidiosi. I selvaggi. Infine, uscendo da ogni forma di centro abitato, potrete addentrarvi nelle sterminate foreste che sorgono sul pianeta, per andare alla ricerca di qualche servitore che fa parte di casa selvaggi. Essendo per lo più creature guidate dall'istinto di sopravvivenza, non sarà raro incontrare qualche umano o essere senziente che ha deciso di abbandonare la sua vecchia vita per abbracciare l'arte dello sciamanesimo e della stregoneria. Il tutto, ovviamente, immerso totalmente nel verde. In questi territori, se sarete fortunati, riuscirete ad ammirare bellezze naturali fuori ogni schema di fascino esistente e ad assistere a rituali tribali che affondano le radici nella tradizione dei popoli indigeni. Se possedete una personalità legata alla natura e alla vita selvaggia e senza inibizioni, in questa fazione riuscirete a trovare tutto quello di cui avrete bisogno. In Art of Keyforge sarete catapultati in una specie di giro turistico che vi mostrerà la bellezza più iconica di ogni casa presente sul crogiolo. Insondabili esclusi. Questo manuale inoltre sarà utile non solo per avere un pezzo in più da mostrare nella propria collezione, ma anche per essere integrato al gioco di ruolo, dato che con le illustrazioni riportate in esso potrete descrivere nel dettaglio i vari scenari dove i giocatori potranno svolgere le loro avventure. Per concludere, in questo video ho descritto in modo sommario tutto quello che c'era da sapere sulle varie fazioni. Se vorrete scendere più nel dettaglio, nella scheda apparsa in questo momento e in descrizione vi lascerò la playlist dove si parlerà accuratamente della lore di ogni casata. E a voi, qual è quella che piace di più? Quale, secondo il vostro personale parere, ha le illustrazioni migliori? Fatemi sapere nei commenti le vostre opinioni.
Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.